Guarda, te l'ho detto, il pregio più grande secondo me è la calzata perché è davvero comoda e... A volte le migliori innovazioni arrivano al di fuori del mondo della corsa. Non posso negare che con queste Under Armour Machina 2 l'azienda americana di Baltimora è riuscita a fare qualcosa che negli altri modelli invece non avevo visto. Per capire cosa di speciale questa scarpa veniamo come al solito alle specifiche partendo da un peso di circa 290 grammi nella mia valutazione, purtroppo l'ho pesata soltanto dopo qualche uscita di corsa, la qualcosa ha creato qualche problema a livello di valutazione del peso stesso. 33 mm nel tallone, 25 mm nell'avampiede, differenziale 8 che come al solito è una caratteristica tecnica delle scarpe Under Armour. Per chi avesse provato il modello precedente sappia che il principale cambiamento è legato alla tomaia. Tomaia molto avvolgente, costruita in mesh spacer 3D, così ci dice l'azienda americana, un grande spazio nell'avampiede e soprattutto una sensazione di comfort unico e secondo me inarrivabile rispetto ad altri modelli di scarpe che ho provato nel 2021. Dal punto di vista dell'intersuola stiamo parlando della solita intersuola Hoover, intersuola che secondo me è comunque morbida e vi consente di correre velocemente, nonostante la principale critica di queste scarpe nel modello precedente fosse il peso, secondo me anche grazie a delle caratteristiche che sono state introdotte, la scarpa si dimostra davvero molto veloce e al tempo stesso confortevole. Nel tallone è stato aggiunto un contrafforte esterno in TPU che consente una maggiore stabilità e sostegno, ma nella parte interna troverete comunque una morbidezza unica che permetterà al vostro piede di essere comunque coccolato. Quello che mi ha sorpreso particolarmente di questa scarpa è legato alla suola che ha sicuramente un generoso strato di gomma su tutta la superficie, ma soprattutto una piastra chiamata in Pebax, non quella espansa delle famose scarpe che vi fanno correre 4% più velocemente, ma un Pebax che consente e offre una stabilità, una piastra che normalmente viene utilizzata, come avevamo già raccontato, nelle scarpe per correre in pista. Pebax che si estende su tutta la superficie, di cui si può notare sicuramente nella parte superiore un'estensione che è ben visibile e che consente al podista amatore evoluto una spinta unica anche in una scarpa comunque di quasi 300 grammi. Inoltre la gomma è davvero molto resistente e la cosa vi permetterà di utilizzarla sicuramente ben oltre i 600-700 km, distanza oltre la quale suggeriamo di non andare con la stessa scarpa da running. Interessante notare che sono stati aggiunti degli elementi riflettenti, cosa che vi permetterà di correre anche durante le giornate più buie, ovviamente adesso si sta avvicinando l'estate, ma per l'inverno questa scarpa secondo me è assolutamente ideale, cosa che ho testato soprattutto in condizioni di pioggia dei giorni scorsi, scarpa che quindi raccomando a tutti i podisti amatori, non soltanto a quelli evoluti, però per capire effettivamente quali sono le caratteristiche di utilizzo di questa scarpa lascio la parola al mio prode podista e amico Andrea Soffientini che qualche giorno fa è venuto qui e con me ha realizzato questa intervista nella quale ci racconta tutti i pregi e difetti di una scarpa che secondo me potrebbe essere utilizzata da tutti i podisti amatori per tutte le distanze. Prima di salutarvi vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno incitato alla gara di domenica. Ora non posso bermi un coffee perché sto facendo la detox per 10 giorni. Nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Andrea, buongiorno. L'altro giorno abbiamo recensito le Under Armour Velocity Wind. Oggi parliamo invece delle scarpe che secondo me sono più adatte a più podisti e che sono le Machina 2, ce l'avevano chieste parecchie persone. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao a tutti intanto, una scarpa curiosa, una Under Armour si lancia anche lei nel mondo del running, lo fa in punta di piedi con questa scarpa che secondo me fa il suo sporco lavoro, una scarpa progettata per fare i lenti e direi che ci riesce alla perfezione.
È una scarpa per molti, ma non per tutti. È relativamente leggera e quindi per i pesi massimi secondo me è un po' sconsigliata, se non per brevi distanze. Secondo te in effetti a chi sono adatte queste scarpe? Tra l'altro oggi abbiamo aggiunto nuovi testi, quindi sono curioso di sapere anche cosa ne pensi. Non li ho ancora aggiunti. Ho detto prima che non è una scarpa per pesi massimi, però sicuramente per chi pesa di più dei 75 kg soliti che teniamo come crocevia, secondo me si possono utilizzare, quindi direi dagli 80 kg in giù è una scarpa che si può utilizzare tranquillamente, ovviamente sapendo che più si pesa meno durerà l'intersuolo e la sua ammortizzazione. E per quale distanze le suggeriresti? Guarda, ti dico, è una scarpa che si può usare tutti i giorni per fare i lenti, la utilizzerei anche per i lunghissimi, per la maratona, non ne vedo controindicazioni. Mi dicevi prima che secondo te dal punto di vista del peso, anche se sono abbastanza pesanti, ma non eccessivamente, non senti il peso, cosa ne dici? No, esatto, al piede mi sembra una scarpa relativamente leggera e non sento il suo reale peso, mi sembra, ti dà l'idea di essere una scarpa più leggera. Mi ricorda molto le prime Pegasus di cui mi ero innamorato, le 33 e le 34, come idea siamo più o meno lì, la scarpa che è una scarpa da lento ma che ti tiene il piede attivo e che è relativamente leggera. A livello di ritmi, cosa ne dici? So che non le hai ovviamente usate per correre in pista, non hai avuto l'opportunità, ma secondo te ti consentono anche di andare abbastanza velocemente? Guarda, è una scarpa che non utilizzerei per fare le ripetute, ma è una scarpa che utilizzerei per fare tipo delle variazioni di ritmo, quindi delle ripetute con recupero attivo o i classici fartlek, quello assolutamente sì. E ai ritmi del lento invece si comportano davvero come una scarpa riposante e ammortizzata. L'azienda americana pubblicizza non tanto l'intersuola ma quanto e soprattutto la piastra in Pebax che si trova nella parte inferiore. Tu mi dicevi che secondo te ha una sua valenza, cosa ne pensi? Allora ti dico, sinceramente non l'ho sentita così tanto, ma ha dato dinamicità, cioè credo che dia a lei la dinamicità alla scarpa, perché come ti dicevo prima è sicuramente una scarpa da lento, ma che mi ricorda molto le mie amate Pegasus, perché ti dà la possibilità di correre forte quando ti senti le gambe fresche e riposate, quindi non è una scarpa che devi per forza spingere, ma che si fa spingere lei. Diciamo che è abbastanza dinamica. Nell'altro video delle Under Armour raccontavi della calzata, del terno all'otto che notavi. Questa scarpa come si comporta a livello di calzata e suggerisci di tenere lo stesso numero o un numero in più? No, guarda, assolutamente lo stesso numero e questa scarpa qua è comodissima. Messa al piede è proprio, direi, più confortante quasi, perché ti fa sentire bene il piede. È proprio, non lo so, perfetta direi, la misura è perfetta e anche al piede me lo sento molto comodo, quello mi è piaciuto molto come calzata. Lasciando da parte il colore, che però in queste giornate uggiose sicuramente ha il suo perché, cosa ne dici della tomaia? Guarda, ti dirò, invece il colore non è male, perché questo nido d'ape qua sotto, rosso e nero, e vabbè la scarpa nera sopra non risulta neanche così tanto pesante come nero, diciamo. Tomaia carina, molto classica diciamo, però ti ripeto, mi ha lasciato molto sorpreso poi per la calzata in generale, che risulta molto, molto comoda e molto fit. A livello di battistrada sappiamo che è stata aggiunta una quantità generosa di gomma, come la vedi? Che si sente assolutamente, la scarpa grippa bene e non si consuma, sembrerebbe, perché dopo i primi utilizzi praticamente non si è consumata. Ti dico, anche lì hanno fatto il lavoro giusto, diciamo, si sono presentati con questa scarpa e sul mercato running, e direi che anche qua hanno fatto una scelta azzeccata, quindi non si sono inventati chissà che cosa come battistrada, molto classico, però che fa il suo lavoro, quindi che grippa bene, che non si consuma. Hai parlato di scarpe simili, a quali scarpe questa Machina 2 assomiglia? Guarda, a me ricorda molto, te l'ho detto, le Pegasus 33-34, ma proprio perché
quando te la metti al piede senti che c'è comunque una scarpa che ti porta del comfort e che comunque ti fa spingere quando vuoi. Quindi dinamica ma allo stesso tempo riposante. Tra l'altro ho saputo che il nostro video delle Velocity è piaciuto molto a Under Armour. Quando testeremo ulteriori scarpe Under Armour? Adesso ci stiamo lavorando e cerchiamo di capire anche con loro quali sono le scarpe che usciranno sul mercato e quindi andremo a provarle. E quali sono invece le tue sensazioni a livello di pregi e difetti di questa scarpa? Guarda, te l'ho detto, il pregio più grande secondo me è la calzata, perché è davvero comoda e direi, l'ho detto anche prima, è perfetta, forse la miglior calzata a primo acchito, diciamo. Non lo so, punti di debolezza faccio fatica a trovargliene, dei grossi punti di debolezza, forse magari che potrebbero alleggerire un attimino di più tutto lì, però come scarpa fa la sua sporca figura, diciamo, farei fatica a trovargli dei grossi difetti. Si vede in effetti che Under Armour, anche se non proviene necessariamente dal mondo del running, ha conoscenze estreme di scarpe. Secondo me questo modello può piacere a molti, molti podisti amatori. Sono d'accordo e vabbè, niente, poi con il pod che c'è dentro dà una marcia in più anche per chi si avvicina al mondo della corsa. Sì, assolutamente, è una grandissima idea, credo che molte altre aziende dovrebbero copiarla, ovviamente poi però anche questa cosa ha un piccolo prezzo, comunque va bene. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, fammi sapere come gareggerai nei prossimi giorni e ad ogni modo sicuramente un test in pista lo faremo prossimamente. Dai, alla prossima e buona visione. Ciao. Ciao.